La scommessa sulla salute si può vincere solo passando attraverso le parole prevenzione e sostenibilità. Sono stati questi alcuni passaggi toccati durante la 2 giorni di convegno nazionale di diritto sanitario, giunto alla 20ª edizione e promosso ad Alessandria dalla SODIS, la Società Italiana di Diritto Sanitario, il cui direttore scientifico è Renato Balduzzi. Al centro del dibattito la mobilità verso altre regioni, che peraltro può essere fisiologica se si abita al confine e vicini ad un policlinico importante, ma anche la carenza di personale di cui soffre particolarmente Alessandria e la sua provincia. Ed è proprio il One Health, il cosiddetto stato di salute, a non essere ancora operativo ed inteso nel suo insieme come salute umana, animale e del pianeta, a livello non solo nazionale ma europeo. Lo ha rimarcato l'ex premier Mario Monti fra i relatori della giornata conclusiva del meeting ospitato nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Una riflessione, quella del senatore a vita Mario Monti, che si è inserita nella più ampia discussione legata alla pandemia, che ha reso evidente come la salute umana e quella animale siano correlate. E poi c'è stato l'intervento in videoconferenza di Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, il quale ha sottolineato come lo strumento della prevenzione sanitaria andrebbe insegnato a scuola, magari attraverso gli influencer che conoscono e parlano il linguaggio dei giovani. In questo modo, oltre a creare coscienza nelle nuove generazioni, si migliorerebbe l'efficacia del Servizio Sanitario Nazionale, permettendo allo Stato di risparmiare le spese di farmaci e ospedali. Concetto ripreso dallo stesso Monti, che volle come ministro della Sanità Renato Balduzzi e che ha affermato di vedere nelle parole di Garattini una perfetta analogia fra salute ed economia.